Partita la prima batteria di semifinale delle junior femmine. Ed è subito l'atleta del Rolling Bosica che si porta in testa, Matilde Biondi. Chiamora le dà un cambio. Iannarelli. Giorgia Iannarelli. Numero 444 ammonita. Ancora Iannarelli con Biondi. Ora all'interno l'atleta dell'Armenzana, De Gianni Rita. Al passaggio dei 600 in 59 alto, è un ritmo direi non forsennato quello imposto da queste atlete in questa prima batteria. Ed ecco il suono della campana con De Gianni che apre il gas. Vediamo se da dietro le atlete della Polisportiva Velusco avranno forza e spazio per saltare avanti, ma direi di no. E quindi De Gianni va a chiudere davanti a Iannarelli e Brioschi in 1:36.090. Prende via la seconda batteria, da subito Cesca che si porta in testa, seguita da Clementoni, Cesca Clementoni Castorina. Eccole al passaggio ai 200 metri in 20 secondi e mezzo direi. Numero 500 ammonizione dell'atleta del Rolling Bosica Clementoni che si è portata in testa. Ora Castorina, per la precisione Martina Castorina. Al passaggio ai 600 metri in 55 secondi con Serena Cesca ora di nuovo in testa, seguita da Folli, poi Clementoni. Suono della campana ed è ancora Cesca in testa con l'atleta del Derby Roller Team che ora all'interno va a prendersi la prima posizione. Ed eccole al traguardo ed è Folli su Castorina, vanno a chiudere in 1:32.677, un tempo. Partite, è l'atleta trapanese in testa, seguita dalle altre due atlete siciliane. Andiamo da una punta all'altra della Sicilia, da Trapani a Catania. Casa mia, quella è casa, conosco bene. Battiato in testa, seguita da Storina, poi Vedon, poi Cherubini, Castorina, Don Cherubini. Ora Betona in testa, Giocherella con la sua coda che le cade sempre tra le braccia. Questo vezzo dell'atleta della Polisportiva di Belluccio che in alcune fasi della gara la tiene proprio tra le mani, ora non è il momento
ora è il momento di muoverle gli archi superiori perché c'è la volata con di scuola sorridente che va a chiudere in 1.33.